questo è il pistone che è completamente distrutto, disintegrato. Non ci sono pezzi di ricambio, non c'è niente. Speranza è praticamente smontata. A 200 km dal traguardo ci ha abbandonato. Questo oggetto, insieme a questo tramonto, rappresentano la fine di una grande avventura. L'avventura della risalita in Vietnam con Speranza. Per chi non lo sapesse, all'incirca un mesetto fa ho comprato una moto al sud del Vietnam. Me lo sono risalito quasi tutto, mi mancano gli ultimi 200 km e ieri è successo quello che è successo. All'improvviso, mentre stavo andando su autostrada, KO. Rallenta piano, finché non si spegne. Quindi la situazione adesso è io, Speranza, l'autostrada e sperare che situazione di merda. Quindi, dopo un culo allucinante e l'aiuto di tutte le persone che ho incontrato in giro, mi sono ritrovato qui. Oh, sembra un hotel extra lusso, se non fosse che all'interno è mezzo vuoto e che ciliegina sulla torta affaccia su una strada nel nulla, cioè non c'è niente qui. È la città più vicina e a diversi chilometri. Il discorso è che mi sento già estremamente fortunato ad aver trovato questo posto dove dormire, anche perché da dove è successo il misfatto ieri, che la moto non è andata più, la distanza è di 8 km. Quindi quello che ho fatto è stato farmi accompagnare da dei ragazzi che ho pagato. Ok, ok, bye bye. Ciao, sai. Ah, okay. Ok. Grazie, me lo regali. Vattai. Ok. Vai. Mi hanno portato qui al primo meccanico. Ieri mi ha detto che la moto era andata a KO, ma non mi volevo arrendere. E quindi ho chiesto alle persone dell'hotel se ci fosse un altro meccanico. E l'altro meccanico c'era. E infatti mi sono visto con l'altro meccanico. Mi sembrava molto più spigliato, molto più giovane. Quindi mi ha dato una certa speranza, no? Fatto sta che ieri ho portato Speranza da lui. Ciao Speranza. È affidata a te adesso. Col giacchetto Honda promette bene, teoricamente. Ha valutato un attimo la moto, ha cercato di capire cosa avesse e cosa non avesse. E quello che ha fatto è darmi un prezzo per aggiustarla. Oscillava più o meno dai 50 ai 100 euro. E ho detto, va bene, proviamoci. Passa la notte, mi sveglio, vado da lui. Nonostante mi avesse dato quella sicurezza di dire, ok, le cose si possono risolvere, ragazzi, non c'è stato nulla da fare. Qui ci sono tutti i pezzi. Il pistone completamente mangiato è andato. Va bene. Tutto KO. Il motore è stato smontato completamente. Questa è la testata. Vabbè, i vari cilindri. Questo è il pistone che è completamente distrutto, disintegrato letteralmente. Non c'è nulla da fare. Non ci sono pezzi di ricambio. Non c'è niente. E quindi adesso Speranza è praticamente smontata. A 200 km dal traguardo ci ha abbandonato. E adesso devo soltanto capire come tornare, cosa fare. Vabbè, voglio un attimo una giornata di fermo qui dove mi trovo per valutare un po' le varie cose. Però Speranza ci ha completamente abbandonato su tutti i fronti. E così finisce una storia infinita di Speranza. La dobbiamo abbandonare e lasciare qui. Ciao Speranza, è stato bello. Sarebbe potuto succedere di tutto, dal bucare le gomme, rompere il filo della frizione, rompere il filo del freno, rompere quello e quell'altro. Ma non mi sarei mai sognato di fondere il motore. Cioè, lì non esci più. È finita. È caput. Adesso sto qui da 2 giorni. Domani parto. Devo ancora capire come. Sarà una bella sfida. A noi è vicina. Non demordiamo. Comunque ci devo arrivare per forza. Quindi domani nuova avventura. Ah, poi in sto posto qui sono riuscito a sopravvivere soltanto perché le persone dell'hotel sono state talmente gentili e mi hanno dato il poco che avevano, però mi hanno aiutato questo piccolo periodo a mangiare, a fare e dire, anche perché qui senza un mezzo siete impossibilitati a fare praticamente
tutto. Con le entrate è anche carino, sopra qui ci sono le stanze. Però la cosa un po' inquietante è il fatto che venite qui ed è tutto abbandonato. E c'è la moquette, che questi non sono i riflessi del sole, ma è proprio la schifezza impregnata nella moquette. Ieri sono morti, però ci sono anche dei funghi. Un po' strano da questo posto. Salendo le scale, poi vi trovate qui. Questa è la mia stanza, però ve ne faccio vedere una pulita. Ecco, come non detto, sono le merde di topo. Bene, questa è la mia. Oppala, che è un casino totale. Sto mettendo a posto. Cioè, sembra veramente la stanza di una notte da leoni. Che roba. Questo panorama, al dir poco, fantastico. Va bene, adesso sveliamo l'oggetto magico che in realtà già conoscete. Pistone sfondato. Voi direte, perché lo stai lavando? Adesso vi dico. E che fai? Se ti devi riportare un ricordo a casa di questa avventura, non scegli l'elemento che per 1800 chilometri ti ha sostenuto fino all'ultimo, finché non si è sacrificato per te. Finché ha potuto. Cioè, si è proprio sfondato male. Tutto mi sarei sognato, tranne di sfondare un pistone in vita mia. Questa è la fine di un'avventura epica, durata più di 30 giorni e che è finita con un pistone sfondato. L'avventura di me e Speranza. Ma finché non salgo su un aereo per tornare in Italia, è ancora tutto da scrivere. Ci vediamo domani!